Ciao a tutti, in questo video parliamo di Piaggio Ciao, in particolare come rimettere in moto un Piaggio Ciao fermo da tanto tempo senza avere grosse competenze di motori. Io non avevo quasi nessuna, ma guardando un po' su internet, sui vari tutorial, sono riuscito a farlo partire a risolvere diversi problemi che c'erano da risolvere. In questo video cerco di sintetizzare i controlli da fare, perché visto che le informazioni sono un po' sparpagliate, quindi cerco di riassumere un po' i controlli da fare se volete mettere mano ad un ciao fermo da tempo. Innanzitutto, questo è quello che avevo a disposizione, è degli anni 70, era fermo da 25 anni almeno. Quindi tutto, gli ho tolto le varie plastiche qui per vedere meglio le componenti e via. Vi faccio vedere come parte bene adesso. Quindi, una volta appurato che il vostro ciao proprio non ne vuole sapere di partire, avete pedalato e sudato, vediamo un po'. Primo controllo da fare: controllare che arrivi la miscela al carburatore, controllare il rubinetto della benzina e tubo. Questo significa andare a vedere qui rubinetto benzina, tubo. Il mio tubo era completamente otturato, il rubinetto della benzina perdeva, cambiato tubo e cambiato rubinetto. Qui adesso il carburante arriva al carburatore. Secondo punto, ma più mai il motorino ancora non parte. Secondo punto, candela. Controllare che la candela faccia la scintilla. Candela. Per controllare che la candela faccia la scintilla, si toglie questo, si svita la candela . Inserisce la candela qui e si tiene la candela a contatto con la parte della carrozzeria mentre si pedala, così per esempio pedalando dovrebbe fare la scintilla. Ok, se la candela fa la scintilla possiamo proseguire oltre, altrimenti bisogna vedere se è la candela da sostituire oppure se le puntine non trasmettono l'elettricità alla candela. Quindi il suggerimento è prima di tutto cambiare la candela, che è la cosa più semplice anche da pochi euro, rifare il test e vedere che faccia la scintilla. Mi raccomando, non toccare parti metalliche mentre si fa questo test, tenere il filo di gomma, e la candela deve stare a contatto con il telaio che è in metallo, così è a contatto con la massa e fa la scintilla. Se la candela non è a contatto con il telaio, la scintilla non la fa. A questo punto si può fare una prova per vedere se c'è la compressione del motore. Si può spruzzare con una benzina, con una siringa, un pochino di miscela nell'alloggio della candela. Si toglie la candela, si spruzza un pochino di miscela nell'alloggio, si reinserisce la candela, si attacca il cosino nero e si vede se pedalando si mette in moto. Dovrebbe bruciare quella quantità di miscela che abbiamo inserito lì. Di solito questa prova funziona. Punto successivo è verificare il carburatore. Anche qui ci sono dei video fatti molto bene, per cui non sto a farne altri io. Ci sono video che mostrano
come aprire, come smontare il carburatore del trao, tutto il carburatore è questo qui, questo qui, questo è il filtro dell'aria, questo è il carburatore, qui c'è il cilindro. Si tratta di smontare questo pezzetto qui e pulire le varie componenti interne. Quindi da qui arriva la miscela. La miscela va qui, qui c'è un tubicino che porta la miscela nel serbatoio del carburatore, c'è un serbatoio nella parte bassa e ci sono dei vari tubicini molto sottili che è molto facile che si siano intasati dopo tanti anni. Esempio, nel mio caso avevo il tubo della benzina otturato, quindi l'ho dovuto sostituire. Il rubinetto della benzina perdeva, ordinato su internet 10 euro con la spedizione. La candela funzionava perfettamente, ho fatto infatti la prova di spruzzare la benzina nell'alloggio candela e si è messo in moto. Il carburatore completamente otturati, vari tubini, il getto e c'era ancora la miscela vecchia, quindi dal serbatoio del carburatore, quindi togliere quella miscela vecchia, pulire il carburatore con la benzina. E verificare che il getto del carburante sia libero. Dopodiché, altro punto importante che ho dovuto fare anche io, la marmitta. Se la marmitta è otturata, motorino, anche se tutte queste cose funzionano, non va. Potete fare la prova, togliere la marmitta e mettere in moto. Per pulire la marmitta, che qui vedete su internet, il metodo più facile è di fare un fuoco e metterci la marmitta. Una mezz'oretta, nel mio caso una mezz'oretta, si è bruciato tutto l'olio incombusto che c'era dentro e quando vedete che dalla marmitta non esce più il fumo, il fuoco, posto. Attenzione a non bruciarvi, vi consiglio di legare la marmitta dove c'è il buchino della vite ad un fil di ferro e legare questo fil di ferro ad un bastone lungo in ferro, così che potete spostarla poi e aspettate che si raffreddi, non raffreddatela con l'acqua perché potreste provocare delle crepe per il rapido raffreddamento, soprattutto se la marmitta è mezza arrugginita, che è molto probabile se avete una ciaola anni 70. Dopodiché Yahoo! Questi sono i controlli, ripeto, vedete approfonditamente su internet i vari passaggi, meglio di quanto possa fare io. La ciaola è un motorino semplice, l'ideale se volete imparare a mettere le mani su un motore, quindi pazienza e forza. Grazie per l'attenzione, alla prossima!